Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Mario Balotelli è stato, per un certo periodo, il potenziale più grande talento del calcio italiano. Rimasto, però, sempre un potenziale campione. È diventato padre giovanissimo ed ora ha presenziato alla prima comunione di sua figlia. Il look scelto per l'occasione è stato. La sua vita sembra tratta da un romanzo di Charles Dickens. Una vita dove ha conosciuto l'amore di due genitori naturali, originari del Ghana i quali, a causa di gravi difficoltà economiche, sono stati obbligati a chiedere aiuto ai servizi sociali. Così il loro bambino è andato in affido presso una famiglia di Brescia. È entrato nel seno di un'altra famiglia, dove accanto ai genitori, ha trovato gli altri tre figli della coppia. È stato così che la famiglia Balotelli ha accolto il suo quarto figlio, Mario. Una nuova vita, all'interno di una nuova famiglia che lo ha accudito, assistito e seguito anche mentre muoveva i primi passi nel mondo del calcio. Un bambino cresciuto tra grandi difficoltà e maturato molto in fretta. Mario Balotelli e la paternità. L'esplosione, in giovanissima età, nel mondo del calcio sembrava davvero l'inizio di una favola moderna. La sua. Una storia d'amore con la showgirl ed attrice napoletana, Raffaella Fico ha reso tutto più affascinante, intrigante e coinvolgente. Ma quando la sua compagna rimane incinta e partorisce la bambina, Mario Balotelli non la riconosce. Siamo nel 2012. Soltanto nel 2014 e dopo una penosa vicenda legale, il campione della nazionale azzurra riconosce la bambina, alla quale è stato dato nel frattempo il nome Pia. Mario Balotelli e Raffaella Fico hanno poi interrotto la loro relazione, ma da quel momento i loro rapporti sono sempre stati buoni, proprio per non arrecare ulteriori sofferenze alla loro bambina. Oggi la loro bambina ha 10 anni e ha vissuto il primo, importante evento della sua vita. Accanto a lei vi erano mamma Raffaella e papà Mario. Il giorno di Pia. La bambina che Mario Balotelli non aveva voluto riconoscere subito, ma che poi è entrata nel suo cuore, qualche giorno fa ha vissuto un momento importante per ogni bambino della sua età, la prima comunione. Accanto a lei c'erano entrambi i suoi genitori i quali, anche se non vivono più insieme, per lei ci sono sempre. E mentre Raffaella Fico era elegantissima nel suo completo bianco, il look di Mario Balotelli era particolarmente sportivo per l'occasione. Non che fosse obbligatoria la giacca e cravatta, ma il suo total black composto da cappellino, maglietta e jeans appena sotto il ginocchio, è parso alquanto bizzarro. Questo è lo stile di Mario Balotelli, forse quel look è un'altra delle sue balotellate, come vengono chiamate simpaticamente le sue imprese, sportive e non. Ma il gesto più bello è stato quello di essere vicino alla sua Pia in un giorno così importante per lei, il resto è secondario. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.